I nuovi ricevitori ottici passivi sono una rivoluzione negli impianti FTTH e ci consentono di fare distribuzioni efficienti sfruttando la rete in fibra ottica anche in contesti medio-piccoli. Si tratta di ricevitori ottici miniaturizzati in grado di distribuire il segnale TV e satellite in prima IF in una doppia modalità, sia all'interno della scatola da incasso 503 sia per applicazioni da retro TV. In sintesi, questo è un ottimo sistema per poter sfruttare il cablaggio in fibra ottica e riportare il segnale corretto ad ogni singola presa del nostro impianto, anche in contesti medio-piccoli. Andiamo a vedere sinteticamente in questo pannello illustrativo di che cosa si sta parlando. Sinteticamente, il segnale che viene ricevuto dalle antenne, segnale coassiale, viene reso disponibile al trasmettitore ottico che fa l'operazione uguale e contraria e quindi converte il segnale RF in segnale ottico. Da qui in poi la distribuzione diventa una distribuzione passiva, completamente realizzata in fibra ottica, quindi senza perdita di qualità di segnale e di livello di segnale, e viene poi suddivisa tante volte quante poi saranno le prese del nostro impianto. Quindi si va in sintesi a sostituire quello che è il concetto della distribuzione in cavo coassiale sfruttando un nuovo mezzo distributivo che è la fibra ottica. La fibra ottica diventa molto più flessibile rispetto al cavo coassiale perché è più sottile, riesce a attraversare anche cavelli di dimensioni molto costrette, riuscendo a servire il segnale ad ogni singola presa utente, sia per quanto riguarda la distribuzione del digitale terrestre, sia per quanto riguarda il satellitare, in una maniera qualitativamente perfetta. Il ricevitore ottico passivo è così miniaturizzato che viene installato all'interno di una scatola 503 e viene collegato sulla parte in arrivo della fibra ottica con dei cavi preintestati e connettore miniaturizzato, mentre ci si dovrà ricordare di collegare uno spezzone di cavo coassiale per poter portare il segnale corretto alla presa utente, che poi verrà installata sia sul televisore di casa sia sul decoder satellitare. Nella seconda opzione potremo collegare il nostro ricevitore ottico passivo sulla parte posteriore del TV sfruttando un arrivo in fibra ottica direttamente in presa e poi provvedere con una patch cord ottica dalla presa fino al ricevitore ottico passivo. Qui vediamo la fibra ottica che scende e arriva dal sottotetto ed entra nel quadro di distribuzione dei segnali di appartamento. Fibra ottica che si attesta in una stoa. Una delle quattro fibre disponibili sarà collegata a uno splitter ottico passivo con tante uscite, quante saranno le prese che dovranno essere servite. Prese terminali che ovviamente saranno alimentate dal nostro ricevitore ottico miniaturizzato. Potrebbe essere un contesto ideale anche in quei casi di ristrutturazione profonda del nostro sistema. L'unico mezzo che può raggiungere i punti terminali è la fibra ottica e in questo caso vediamo che una fibra ottica arriva in corrispondenza della scatola da incasso 503 che contiene le prese tripolari che normalmente vengono utilizzate per l'alimentazione a 220 volt. Da qui in poi vediamo che è considerato un adattatore FTTH Ext Frame che riuscirà a rendermi disponibile una uscita ottica ausiliaria per poter essere utilizzata col nostro ricevitore ottico passivo nella modalità applicativa da retro TV. Il trasmettitore ottico della famiglia OPT-MBJ riesce a sostenere fino a un massimo di 8 prese della nostra distribuzione ottica passiva.